Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di uno degli argomenti più in voga del momento, le terapie domiciliari precoci. In particolare però parleremo delle argomentazioni dei Novax, ai quali voglio rivolgere questo video, in base alle quali secondo loro è preferibile la terapia domiciliare rispetto al vaccino, quindi bisognerebbe fare la terapia e non il vaccino. Piccola premessa, l'ho già detto mille volte, la terapia e il vaccino non sono cose alternative, sono complementari e servono entrambe per uscire da un'epidemia. Il vaccino si dà ai sani per evitare che si ammalino, la terapia la si dà ai malati una volta che hanno contratto il virus e bisogna curarli e evitare che muoiano. Quindi è già sbagliato l'approccio, cioè non è che io devo preferire le terapie al vaccino o il vaccino alle terapie, io sono assolutamente favorevole al vaccino e sono assolutamente favorevole alle terapie, mi servono entrambe le cose. Quindi quando vi chiedete come mai, se tanto abbiamo le terapie efficaci, no, hanno approvato lo stesso vaccino? Per lo stesso motivo per cui la macchina ha la cintura di sicurezza, pur avendo anche i freni. Perché non è che una cosa esclude l'altra. Il freno cerca di prevenire l'incidente, se non riesco a prevenirlo, ho la cintura di sicurezza che magari mi salva la vita. E questo è lo stesso principio che vale per vaccini e terapie, per qualunque malattia, tra l'altro, mica solo per il Covid. Ma a parte questo, noi facciamo finta di ragionare come ragionerebbe un Novax e analizziamo le quattro argomentazioni principali per cui le terapie sarebbero meglio del vaccino. La prima è quella complottista per eccellenza. Le Big Pharma sfruttano questa pandemia, se non addirittura sono state loro a crearla, allo scopo di creare vaccini e lucrarci sopra, e noi non dobbiamo arricchire Big Pharma e quindi sottoponiamo alle terapie domiciliari precoci perché sono efficaci uguali e non facciamo guadagnare Big Pharma. Queste terapie domiciliari sono a base di idrossiclorochina e ivermettina. Secondo voi chi produce idrossiclorochina e ivermettina? Big Pharma. Voi non volete dare soldi a Big Pharma, quindi boicottate i vaccini e poi gli date i soldi a Big Pharma con idrossiclorochina e ivermettina, perché state sempre pagando Big Pharma. E non tirate fuori la questione che terapie domiciliari sono gratuite, perché anche il vaccino è gratuito, ma gratuito cosa significa? Gratuito per te che ne usufruisci in maniera diretta, ma lo Stato quei farmaci, sia i farmaci che i vaccini, li ha pagati con le tue tasse, quindi non sono gratis. E Big Pharma lucra sia sui vaccini che sulle terapie, perché sono loro a produrre le terapie. E quindi l'altro argomento per cui in realtà Big Pharma sta cercando di osteggiare in ogni modo le terapie domiciliari perché vuole continuare a lucrare con il vaccino, è senza senso, perché anche le terapie domiciliari fanno lucrare Big Pharma. Quindi perché Big Pharma, che avrebbe la possibilità di guadagnare non solo con i vaccini, ma anche approvando delle terapie a base di farmaci prodotti da loro, si dovrebbero arrabattare per cercare di ostacolarne l'approvazione. Guadagnerebbero di più. Se il loro scopo per voi è quello di lucrarci sopra e fare più soldi possibili perché sono cattivissimi e pensano solo al lucro e al denaro, perché non approvare anche le terapie? Ci guadagnano due volte, guadagnano con i vaccini e guadagnano con le terapie. No, le terapie le osteggiano perché vogliono perderci dei soldi. Capite che non ha senso? Spero che si capisca che non ha senso. Bene, poi c'è l'altra questione molto interessante, per cui i vaccini ovviamente sono stati sperimentati in fretta e furia, nel caos, non ci sono abbastanza dati, bisognerebbe valutare meglio, andare avanti con sperimentazione altri 10 anni prima di essere sicuri che il vaccino effettivamente sia sicuro ed efficace. E le terapie domiciliari? Quelle non è che esistevano da 50 anni, il virus è arrivato a marzo 2020. Le terapie abbiamo iniziato a sperimentarle quando abbiamo iniziato a sperimentare il vaccino. Perché quelle invece sono sicure e efficaci? Perché quelle dovrebbero già aver garantito il lungo termine e tutte queste cose qui. Lo so perché, perché voi dite quelle terapie lì, quei medicinali, li usavamo già. Sì, ma li usavamo a dosi diverse per malattie diverse. Ma un farmaco come l'idrossiclorochina ha un sacco di effetti collaterali. Per le malattie per cui era già utilizzato, hanno già fatto sufficienti sperimentazioni per stabilire che gli effetti collaterali non superano i benefici della guarigione da quella malattia lì. Ma noi non lo sappiamo ancora rispetto al Covid che cosa succede. O meglio, lo sappiamo, ma lo vediamo dopo. Quindi, in realtà, il fatto che ci sia stato troppo poco tempo per sperimentare i vaccini vale anche per la terapia. Con la differenza che, chiedete a qualche medico, è molto più facile fare un vaccino che trovare una terapia, perché la terapia bisogna individuare il principio attivo, capire come funziona, adattarlo al tipo di virus o di batterio o quello che è. Il vaccino di fatto semplicemente si limita a stimolare il sistema immunitario. Io per assurdo potrei semplicemente prendere il virus, metterlo nella siringa, inocularvelo e voi sviluppate gli anticorpi. È molto più semplice fare un vaccino rispetto che sviluppare una terapia adatta a quel tipo di malattia. Quindi, se vi lamentate che il vaccino non è stato sperimentato abbastanza, figuriamoci per qualunque terapia.
Infine, il problema che dicono tutti è: le terapie domiciliari sono efficaci, sono osteggiate e nessuno, i Big Pharma non vogliono che si sappia che queste cura, quando in realtà è palese che hanno un'efficacia del 95, del 100%, curano tutti, nessuno è mai morto. Dove sono le prove di questa cosa? Perché io ricordo sempre che sono andato sulle pagine di terapie domiciliari precoci a chiedere le prove e mi hanno bloccato. E io non riesco più ad andare e nessuno mi ha mai fornito una prova. E voi adesso dite, ma come non c'è la prova? Ma se tutti i giorni hanno curato migliaia di persone, sono guariti tutti e tutti il 95% percentuale di guarigione. Cerco di spiegarvelo in modo molto semplice. Noi abbiamo una malattia in questo momento che ha in generale, quindi a prescindere dal fatto che uno si curi, non si curi, si vaccini, non si vaccini, in generale, ha una percentuale di ospedalizzazione del 5%. Quindi se 100 persone si prendono il Covid, 5 finiranno all'ospedale e 95 guariranno senza finire all'ospedale. Quindi io mi devo aspettare che se prendessi 100 persone e a queste 100 persone, quando si ammalano, io gli do una birra al giorno, mi devo aspettare che 95 di loro guariscano senza andare all'ospedale e 5 di loro invece vadano all'ospedale. Se facessi questo, potrei dire che la birra ha curato il 95% dei pazienti? No, perché sarebbero guariti lo stesso, e la media di quelli che guariscono anche se non gli do niente. Giusto? È un ragionamento abbastanza logico. E perché questo ragionamento non vale per le terapie domiciliari? Perché loro fanno la stessa cosa. Loro prendono 10.000 pazienti, gli danno l'idrossiclorochina, 9.500 guariscono senza andare all'ospedale, gli altri 500 vanno all'ospedale e loro dicono abbiamo curato il 95% della gente. No, sarebbero guariti lo stesso con il 95% di persone. E quella è la media di guarigione. Non, come fai a dire che è stata l'idrossiclorochina? Se gli avessi dato l'acqua sarebbero sempre guarite 9.500 persone. Quindi anche l'acqua cura il Covid, ma non ce lo dicono, c'è la lobby del vino che ce lo impedisce? Magari no. E allora, come si fa a capire se effettivamente un farmaco funziona? Bisogna fare quello che si chiama studio randomizzato e controllato. Cioè, invece di prendere 10.000 persone e dargli idrossiclorochina, io ne prendo 20.000. A 10.000 do l'idrossiclorochina e ad altri 10.000 do un placebo dell'acqua. E poi vedo cosa succede. Siccome a cosa serve il gruppo, quello che, a cui viene dato il placebo, si chiama gruppo di controllo. Perché? Perché controlla la percentuale di guarigione dall'altra parte, cioè mi dà un riferimento su cui basare l'incidenza della guarigione di quel farmaco. Perché se effettivamente nel gruppo dell'acqua il 95% guarisce e nel gruppo dell'idrossiclorochina anche guarisce il 95%, vuol dire che il farmaco, l'idrossiclorochina in questo caso, funziona tanto quanto l'acqua, quindi non funziona. Se invece nel gruppo di controllo ci fosse una guarigione del 50% e in quello dell'idrossiclorochina del 95%, allora avremmo un dato che mi dice l'incidenza della guarigione è molto più alta verso i pazienti a cui ho dato l'idrossiclorochina, quindi forse funziona. È così che si fa uno studio ed è così che le case farmaceutiche e i ricercatori fanno gli studi e sperimentano i farmaci sul Covid, raccogliendo i dati in questo modo, sottoponendoli all'EMA e all'AIFA per l'approvazione. Perché siano, diventino delle terapie. E infatti, vi lascio tutti i link in descrizione, a questo novembre molto probabilmente verranno approvate ben 5 terapie che hanno seguito questo iter, hanno fatto le loro sperimentazioni, hanno valutato efficacia, sicurezza, rapporto rischi-benefici del farmaco rispetto al Covid e saranno sottoposti questi studi e queste prove agli organi competenti per l'approvazione. Le terapie domiciliari perché non le approvano? Perché non fanno questi studi. E questo non lo dico semplicemente io, che ho provato a chiedere le prove nelle pagine delle terapie domiciliari e mi hanno immediatamente bloccato, impedendomi di poter instaurare una normale conversazione sui dati per capire sulla base di cosa loro sostengono questo. In più, poco tempo fa si è presentato sulla mia pagina un soggetto che sostiene di essere un collaboratore di alcune di queste organi che si occupano di terapie domiciliari e quindi ne ho approfittato per chiedere a lui, ho detto avete questi studi randomizzati e controllati che possano attestare l'efficacia del vaccino, del farmaco, dei farmaci che state usando? Questo è quello che lui mi ha risposto. Capito? Cioè siamo in emergenza, è un casino, non c'è tempo, al massimo adesso somministriamo il farmaco tutti, poi lo studio lo facciamo dopo. Ma voi immaginate se Pfizer
A gennaio avessi detto, ah, sentite, c'è l'emergenza, non è che abbiamo tempo adesso di capire se il vaccino funziona o no, noi lo somministriamo a milioni di persone, poi nel 2040 facciamo degli studi per vedere se funziona. Voi come avreste reagito? Avreste fatto anche bene. E perché per le terapie no? Cioè tutti gli altri sono stupidi che devono fare tutti i trial, tutte le sperimentazioni, tutte le verifiche, mentre quelli delle terapie domiciliari dicono, ma no, noi somministriamo a caraccio a 10 milioni di persone e poi gli studi li facciamo dopo. Ma non è così che funziona l'iter. Cioè, vi rendete conto delle persone a cui vi state affidando? Non producono niente, si lamentano che Big Pharma li osteggia. Big Pharma osteggia le terapie loro che sono sulla base di farmaci di Big Pharma. Cioè, già non ha senso così. Ma in più, loro pretendono di non produrre nulla e prima somministrare il farmaco a tutti quanti e poi eventualmente fare gli studi successivamente. E voi stessi che sostenete questo, vi lamentate che i farmaci non sono stati, che i vaccini non sono stati adeguatamente sperimentati, che non c'è stato abbastanza tempo. Quando, quantomeno, i vaccini dei trial li hanno fatti, hanno fatto tutte le fasi, hanno sottoposto tutti gli organi competenti, hanno avuto un'approvazione ufficiale, sono entrati in commercio, stanno facendo il monitoraggio. Questi, boh, ti rifilano cose di Big Pharma, voi le pagate, senza niente in mano e poi aspettiamo chi aspettiamo, cosa aspettiamo? Cioè, voi vi rendete conto che difendete questo? Il vostro problema è che, pur di dar contro ai vaccini, perché questo è il vostro problema, il vostro principio è il vaccino no, qualunque cosa accada, è tutto sbagliato, quindi va bene tutto quello che non è vaccino. Senza rendervi conto che non sono cose alternative, senza rendervi conto che quello a cui vi state affidando date i soldi a Big Pharma lo stesso, e senza rendervi conto che a differenza dei vaccini, quello che state usando non ha nessuna prova di efficacia. E questo è il problema. Voi spegnete il cervello quando si parla di vaccini e impazzite e tirate fuori queste cose qua e date adito a questa gente di lucrare sull'ignoranza delle persone, quando basterebbe che facessero gli studi che devono fare, stanno curando milioni di persone. Perfetto, allora approfittatene per fare uno studio randomizzato e controllato. Prendete un gruppo di controllo, date l'idrossiclorochina e l'ivermettina, quello che è, date il placebo e portate delle prove. Ma secondo voi, se questa roba è efficacissima, veramente funziona alla grande, sottopongono dei dati oggettivi all'AIFA e l'AIFA non li approva? Perché? Perché è pagata da Big Pharma per non farlo, ma se Big Pharma ci guadagna sopra, se la logica del complotto funziona, sono tranquillissimi quelli delle terapie domiciliari che verranno approvati per forza, usano i farmaci di Big Pharma, sono soldi in più, sono collusi, capite? Sarebbero collusi. Io non ho più speranze di riuscire a farvi capire delle cose così elementari, cioè sono di un livello di elementarietà incredibile. Tenete i neuroni sempre accesi, iscrivetevi al canale e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, fate vedere questo video ai sostenitori delle terapie domiciliari per provare a farli ragionare e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!